Non ci sono derby, ma a caratterizzare la quinta giornata di Serie D ci sono tre scontri diretti fra sei delle sette squadre che compongono il drappello delle prime. Alla Riviera delle Palme il Notaresco farà visita alla rivelazione Porto d'Ascoli, reduce dalla vittoria nella stracittadina con la San Benedettese. Anche la squadra di Epifani però sembra in crescita, va verso il recupero Massetti, che però non sarà titolare, nuovo forfè per Loviso, e allora si dovrebbe rivedere all'opera la squadra che ha battuto seccamente il Vasto Girardi con il tridente Pampano Maio Valenti. Al Tubaldi, tana della Recanatese, i padroni di casa riceveranno il Pineto. Entrambe le squadre sono partite male, ma ora sono in serie aperta di tre vittorie. Per Pomante una sfida nella sfida. Dall'altra parte c'è quel Giovanni Pagliari, che lo ha allenato all'Aquila, col quale vinse i playoff di C2 nel 2013 e contro cui ha debuttato da allenatore del Pineto lo scorso marzo. È una partita importante, ma come sono tutte del resto. Sappiamo di affrontare una squadra forte. Dobbiamo andare noi lì con la stessa mentalità che stiamo mettendo in campo nelle ultime quattro partite. Giovanni Pagliari lo rispetto tanto, perché per me è stato un maestro sia sul campo ma sia sulla vita, perché a me l'ho avuto 3 anni e mi ha insegnato tanto, ma soprattutto mi ha dato tanto fuori dal campo, perché io con lui ho passato un momento brutto della mia vita con la morte di mio padre. Lui in quel periodo mi ha aiutato tanto, io ho un grosso rispetto per lui, lo stimo, per me io sono legatissimo a lui. È normale che domani poi, una volta che inizia la partita, siamo avversari e spero di fargli uno scherzetto come tu. Trasferta a Molisana per il Chieti, di scena al Ditella di Vasto Girardi. In settimana i neroverdi hanno tesserato quel Francesco Mele, mediano, che lo scorso anno ha militato proprio nella squadra di Prosperi ed è dunque un fresco ex. Chieti che ha lasciato partire i due centrocampisti Donatangelo e Farindolini e che potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi, visto che in pochissimo tempo sono stati polverizzati 50 tagliandi messi a disposizione dei sostenitori neroverdi dalla società del Vasto Girardi. Ancora sul neutro del Mariani Pavone di Pineto, il Castelnuovo si vorrà mettere alle spalle la delusione di Castelfidardo. Squalificato per 2 turni, non ci sarà Marianeschi. Il tecnico Di Fabio si consola coi recuperi di Terrenzio e Ludovici, il primo sicuro titolare. Di contro la matricola Alto Casertano, che ha un solo punto in classifica e che in settimana ha tesserato l'ex attaccante del Matelica, Daniele Fioretti. Chi ritrova il suo stadio è la Vastese, che, terminati i lavori sul manto erboso, all'Aragona attende il Castelfidardo. Il tecnico D'Addario spera che con il proprio campo la Vastese trovi anche la prima vittoria in campionato. Classifica povera con appena 3 punti in 4 giornate. Dubbio Martiniello Alonzi come partner dell'intoccabile Alessandro. A Nereto invece sfida tra squadre in grande difficoltà. Da una parte una San Benedettese ancora in costruzione e con 4 sconfitte al passivo in altrettanti match. Un solo punto per i vibratiani, che in settimana hanno tesserato il 19enne attaccante brasiliano Renato da Silva e soprattutto avvicendato l'allenatore senigallesi con l'esperto Bitetto. Stanno pagando pegno per il ritardo di gestione della squadra. Noi cercheremo di approfittare, però ecco, adesso anche già da domenica, per quel po' di tempo che ho avuto e che avrò a disposizione fino a questa prima partita, cercherò di dare da subito una mia impronta, una mia idea di calcio, e come dicevo prima, un calcio più in verticale che di manovra e di possesso.